Hai sentito la porta? Sì, chissà chi è. Dylan. Chi è? Avanti. Io. E che porti? Sono andata a fare la festa. È andato? Oh. E che cosa hai comprato? Ci hai comprato le uova di Pasqua. Oh, grazie. Una per papà, qua c'è scritto. Da dove arriva l'altra? Una per te, mamma. Una per mamma, grazie. E una per me. E una per Enzo. E allora oggi buona Pasqua e apriamo le uova insieme. Sì. Ciao a tutti, buona Pasqua, buona domenica di Pasqua. No, perché abbiamo deciso quest'anno di aprirle insieme a voi. Eccole qui. Ognuno di noi ha scelto un uovo, quello che proprio desiderava. Siamo andati al supermercato, l'abbiamo acquistato e oggi ci accingiamo ad sconfezionarlo insieme a voi e condividere così le sorprese. Bene, quindi non perdiamoci in chiacchiere perché la cioccolata si scioglierà e apriamo queste uova. Oggi c'è anche Enzino con noi, saluta. Ciao. Perché anche Enzino aprirà un altro uovo. E a proposito, il mio uovo è preistorico. A proposito, Enzino vi ringrazia tutti quelli che si sono iscritti al suo canale. Tutti e agli nuovi altri che non si sono iscritti, nessun uovo. No. E tutti quelli che sono adesso su Poti Toys, grazie, grazie di cuore. Grazie. Bravo. Sono felice che vi siete iscritti al mio canale. Speriamo di diventare tanti. Certo, ecco, speriamo. Bene. E soprattutto sei contento dei messaggi che ti scrivono? Sì. Sono gentili gli amici? Certo. Manda un bacio loro, dai. Ciao. Ciao amici, grazie a tutti allora ragazzi. Bene, quindi basta cose dolci, basta sdolcinatezze e apriamo queste uova. Forza. La mia? Comincia Enzo. Dai, ti aiuto, tieni. Devo togliere questo. Apriamo questo. Ok. Togliamo. Che state facendo? Avete passato bene la domenica di Pasqua? Ecco. Avete mangiato a quattro ganasce? Sì. Allora, cosa c'è? No. C'è la sorpresa. Intanto qua c'è una sorpresa esterna che è la faccia del Tirannosauro. Ah, io questo non lo posso aprire. Tieni. Ecco. Allora, marionetta, papà, mi serve ancora il coltello. No, questo qua è il coltello. E poi c'è lo scotch. Ecco qua. Eccolo qua. Oh, un buco. Apri. Ecco. Un puzzle magnetico. Fallo vedere. Avvicinalo qua ai nostri amici. Bravo. Un puzzle magnetico. L'apriamo. Tutto questo grande uovo per un puzzle magnetico. No, c'è che la simpatiche queste sorprese. Però per fortuna c'era la... Faglielo vedere. Ah, che bello, mi assomiglia. Ma che cioccolato è? Dolphin. Assaggiamo. Allora, io ho scelto un grande classico, ragazzi. Io ho un'età, sono anziana, mi piace il fondente e ho scelto un fondente Luisa Perugina. Perché per me l'uovo di Pasqua è Perugina. Non c'è Lindt che tenga, non ci sono nuove marche che vadano allo sbaraglio. Io alla fine, sempre da Perugina torno, da 40 anni a questa parte. Tiro il fiocchetto e vediamo cosa trovo. È già rotto il mio perché mio marito con le sue manine delicate lo ha schiacciato. Ecco qui, arrivo. Prima un pezzo di cioccolata. E a me? Sorpresa! Sorpresa! Che buono il fondente Luisa, è il fondente migliore del mondo. Allora, chiudiamo? Wow, che bellissimo! Cos'è? Un sorprendente pendente! Fammi vedere! Questo per andare a teatro è meraviglioso! Wow! Produzione italiana nickel free! Vedi, pensano anche a queste cose! Buona Pasqua! Wow! Ma grazie! Queste sono le classiche sorprese delle uova perugine! Vero! Le cose più assurde ed inutili del mondo, ma che ci sono molte persone a cui piacciono. A Rosy, zia Rosy, questo è per te. A zia Rosy, no. Arriverà nel suo cimeliario. Allora, ah, un ciondolo. No. È rientrato nell'uovo di Pasqua. Allora, c'è il simpatico laccetto marrone. Sì. Lo vuoi mettere su tutto? Infatti. Soprattutto quando vai in bagno. È perché per il colore del cioccolato, credo. Ah,
assaggiati. E poi infila qui questo simpaticissimo pendente. Che bello! A goccia in ferro puro. Me lo regali, me lo metti? Sì, sì, sì. Metti, non ce lo mette. Lo regalo a mio marito. Grazie. No, 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 non ci credo. Eleganza, palate. Adesso quello di Gabriele. Un pezzo di cioccolato a papà? Vabbè, no. Un pezzo di fondente a te, lo vuoi? Questa è buona, sì, cioccolata. Sì. Guarda, assaggia, tieni. Mmm. Questa è cioccolata, ragazzi, perché poi possiamo abituare come vogliamo. Ma la buona cioccolata Perugina è sempre la buona cioccolata Perugina. Ma Perugina oramai è il gruppo Nestlé? Sì. Che tristezza. Allora, una volta l'italiano. Allora, uovo di Gabriele, Emilia, perché il mio è costato 11 euro. Gabriele ha trovato questo che era più grande e costava un po' meno. Perché l'altro, il mio è di 210 grammi, il suo è di 320 grammi. E siccome io il cioccolato Emilia lo compro per fare i dolci, l'Emilia Zaini, ha voluto provarlo. Diciamo che questi cioccolati col nome di donna sorprendono. Tieni, amore, questo è il tuo uovo. Grazie. La posso aprire. Che delusione la mia sorpresa, però a me non è piaciuta per niente. Non ti preoccupare, questa qua sarà sicuramente migliore. Guarda. La mossa del ninja. Vediamo cos'è. No! La voglio, posso aprirla io? Certo. Stampo in silicone, coccinelle, cuori. No! Uova Zaini forever. Il forever. Dai, apri. Allora, vediamo la sorpresa bene. Ma che bella! Io sono la classica diva che vuole sempre le sorprese degli altri. No, anch'io la volevo. Ah, questa è mia. Nah. E non la divido con nessuno. Aspetta, quindi ci sono o le coccinelle e i cuori. Gabriellino ha trovato i cuori. Non sono comandi e gli stampini per il cioccolato. No, io li voglio. No, sono miei. Ma è vero, sai. Così poi sciogliamo il cioccolato e li mettiamo in forno. Che bello! Lasciate il cioccolato che dobbiamo fare i cuoricini. L'unica sorpresa bella l'ha trovata Gabriele. Bella, oddio. Però tra le varie sorprese, la sorpresa più umana. Guarda, io ti do il mio ciondolo e tu mi do le formine. No. Va bene, grazie. Ok. Grazie. Bene, grazie. Evviva, abbiamo fatto formine. Il cambio. Evviva. Bene, ragazzi, abbiamo aperto le uova domenica di Pasqua insieme agli amici di Due Cuori Una Cappa. Noi vi auguriamo una Pasqua bellissima, piena di affetto, di amore, di sintonia, di armonia, di felicità e di primavera. Speriamo che regga. Speriamo che il tempo migliori e tante belle sorprese nelle uova di Pasqua e non solo, ragazzi, nella vita in generale. Oggi giorno di rinascita e noi papà. Quindi che la vita sia sempre una sorpresa per voi. Bene, e quindi noi ci rivediamo presto con un'altra ricetta qui sulle vostre tavole. Ciao, ciao, auguri. Ciao.